Ed ora, come ogni sabato, l'anteprima della giornata calcistica. Partite decisive domani pomeriggio per diverse squadre locali impegnate nei campionati dilettantistici. Si avviano al rush finale i campionati dilettantistici di prima, seconda e terza categoria in cui sono impegnate le squadre locali. A 5 giornate dal termine più i recuperi, molti giochi sono però ancora apertissimi. In prima categoria la Valtarese, seconda in classifica a 6 punti dal Basilica 2000, con però una partita in meno, deve assolutamente vincere l'incontro casalingo con il Lesignano per non perdere il contatto e sperare in un passo falso della diretta concorrente per la promozione. Un favore in tal senso potrebbe arrivare da un'altra squadra locale, il Fornovo, che, tra l'altro affamata di punti, poiché in piena lotta per non retrocedere, domani ospiterà sul proprio campo proprio il Basilica 2000. Più tranquilla la situazione del Bardi, che però, per continuare a tenersi fuori dalla zona retrocessione, dovrebbe domani strappare almeno un pareggio sul non facile campo del Real Valbaganza. In seconda categoria spicca il derby tra Compiano e Valgotra, in programma sul campo di Isola. Penultimi in classifica con un solo punto di vantaggio sul San Leo, gli uomini del presidente Bertani devono assolutamente evitare passi falsi per giocarsi la salvezza nei play-out. Non hanno invece eccessive preoccupazioni Borgotaro e Bedonia, che, entrambe impegnate in trasferta rispettivamente sui campi di Calestanese e Audace, proseguono senza lode e senza infamia il proprio campionato di metà classifica. Nella zona alta invece partita forse decisiva per il Solignano, che a Ghiare di Corniglio affronterà la Ghiarese, diretta rivale per l'ascesa nella categoria superiore. Considerando il fatto che il Solignano ha un punto in più e 2 partite in meno, una sua eventuale vittoria costituirebbe una seria ipoteca sulla promozione. Infine, in terza categoria, la Dinamo Solignano e la Fulgor Fornovo ospiteranno rispettivamente il Team Crociati e la Coop Nord-Est, mentre la Varanese giocherà in trasferta contro il Sissa. Diavoli rossi, dentro o fuori, la spietata legge dei play-out coinvolge questa volta la Valtarese di pallacanestro maschile, che in una sola partita si gioca l'intera stagione. Dentro o fuori per la Valtarese di pallacanestro maschile, che questa sera alle 20:30 presso il palazzetto dello sport Bruno Raschi di Borgotaro si giocherà il diritto a rimanere in promozione nella decisiva gara 3 contro il Go Basket Albinea. La partita sarà senza appello e quindi occorrerà vedere in campo la grinta e la determinazione che i ragazzi di Allodi hanno già manifestato in occasione di gara 1. Gli errori, soprattutto dalla linea del tiro libero, sono costati cari nella gara 2, in cui i borgotaresi sono stati sconfitti per 78-74. L'auspicio è però che la lezione sia servita per evitare cali di concentrazione nella decisiva sfida al Palaraschi. I Diavoli Rossi affronteranno la gara con il vantaggio di poter contare su un tifo caloroso e per questo motivo la dirigenza della Valtarese invita tutti i propri sostenitori ad essere presenti a questo incontro che vale una stagione. Coach Allodi dovrebbe recuperare Andrea Bosi, assente in gara 2, mentre qualche dubbio resta su Michele Reboli, la cui presenza è messa in forse per un risentimento al ginocchio avuto nel corso della settimana. Cosicché l'eventuale impiego della forte ala valtarese sarà una decisione dell'ultimo momento condivisa tra lo staff tecnico e quello sanitario. Come già detto, ci si attende il pubblico delle grandi occasioni per poter festeggiare una salvezza che, unita a quella già conquistata dalle ragazze della Serie B, testimonierebbe la bontà del lavoro svolto dalla Valtarese in questa stagione. Senza dimenticare naturalmente i campionati giovanili, che proprio ora entrano nel vivo delle fasi finali e che vedranno le nostre formazioni sfidarsi per i vari titoli regionali. Infine, appuntamento giovedì 2 maggio con la gara di ritorno del primo turno di play-off per i ragazzi della prima divisione, che si stanno giocando le possibilità di promozione contro il Le Cupole di Reggio Emilia.
Ritorna il prossimo weekend il Rally Internazionale del Taro, giunto alla 20ª edizione. Il programma prevede venerdì 3 maggio dalle 18.30 alle 21.30 verifiche sportive e verifiche tecniche a Borgo Val di Taro, da sabato 4 maggio dalle 8.30 alle 11.30 verifiche sportive e verifiche tecniche sempre a Borgo Taro, dalle 9 alle 12 shakedown in località La Costa di Bedonia, alle 16 partenza per Bardi per le prime due prove speciali. Domenica 5 maggio prove speciali di Tornolo, Montevacca e Folta ripetute più volte durante il giorno. La premiazione avverrà in piazza Caduti per la Patria a Bedonia dalle 17.50 circa. Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio turistico di Bedonia allo 0525 824 765. Le previsioni del tempo per domani, domenica 28 aprile. Cielo per tutta la giornata da nuvoloso a molto nuvoloso, con piogge sparse e possibilità di locali rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo, con minime tra i 12 e i 15 gradi e massime tra i 19 e i 22 gradi. Venti deboli da sud e sud-est. I programmi della serata su Radio Tele Appennino Parma. Alle 20.45 il documentario della serie Borgo Italia. Alle 21.15 il film Il Professionista e al termine la replica del notiziario. Domani, domenica 28 aprile, alle 20.45 il film Minaccia Nucleare e alle 22.15 il programma musicale Video Station. Prima di lasciarvi vi ricordo che domani, domenica, il nostro notiziario non andrà in onda, l'appuntamento è quindi per lunedì, sempre alla solita ora. Buona serata e buon weekend a tutti!